l'ultima cosa che si sono giocati. Fabio, ha detto al navigatore che bisogna andare. Non c'è la voglia di parlare oggi, non andarci, non mi dispiace per la persona. Sedile di destra Nicola Perrone, con il quale condivide la terza posizione di una classe N1, della quale abbiamo già parlato con gli altri protagonisti, ma loro certamente non sono stati da meno. Lo lasciate andare avanti, non posso mica sempre fare primo e secondo. È vero, è vero. Perrone, che dire, tu sei già un leader oramai nelle classifiche, quindi sai come si va avanti. Favero è lì, bravo bravo, che porta punti a se stesso. Noi abbiamo fatto del nostro meglio e siamo arrivati fin qua, oggi siamo stati bravi. Siete stati bravi, vi ritroverò sicuramente, siete due ragazzi in gamba. Ciao Favero, Perrone che l'aspetta, vengo di là Perrone. Dimmi Perrone che tu sei in profumo di successo, lo so. Sì, oggi siamo qua anche per un altro motivo, solo anche per la Cilucca e per le scuderie. Sei ancora leader in classifica con questa gara, sì. Quindi sei già decretato il tuo successo finale
per il trofeo AC Lucca. Ringraziare l'Attimo Peggiano che siamo qua e con il loro trofeo che ci hanno dato, aiutato più che altro, me e Augusto. Vediamo ora come va a finire a fine stagione con loro. L'ultima gara oggi con il trofeo Team Appennino Reggiano. AC Lucca ci abbiamo ancora tre gare. Bene, vediamo, vediamo. Forza leader, vi ricordo, tra i copiloti nel trofeo AC Lucca, gara alla quale questo, meglio, trofeo alla quale questa gara è iscritta. Ciao! Senza più mai.